Si è aperto con il passaggio ufficiale in opposizione dei consiglieri di maggioranza Raffaele La Femina e Michele Bottone il Consiglio Comunale di Pagani tenutosi ieri presso l'Auditorium Sant'Alfonso. La seduta, che aveva come ordine del giorno l'approvazione di una variazione d'urgenza al bilancio di previsione e la nomina del presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria, si è quindi trasformata in un'occasione di confronto per la maggioranza. Un passaggio tra le file dell'opposizione avvenuto senza alcuna comunicazione precedente, affermano alcuni esponenti della maggioranza, ma che era già nell'aria, come ribadito dallo stesso primo cittadino. L'ho detto in Consiglio Comunale, sono anche un po' rattristato perché noi siamo stati eletti in maggioranza, solo che sono successi degli episodi che il sindaco ha preso la palla al balzo, come si suol dire, e ci ha messo alla porta. Non siamo più utili. A seguito delle dichiarazioni di Salvatore Bottone, noi avremmo, l'ha detto pubblicamente, avremmo dovuto sconfessare il nostro leader politico, in quel caso saremmo rimasti in maggioranza. Al di là del fatto che negli ultimi tempi noi siamo stati molto critici verso questa amministrazione, lo stesso sfogo di Salvatore Bottone va in quella direzione, i servizi languono, c'erano i contratti della SAM in scadenza e non si muoveva nulla, quindi abbiamo cercato di spronare l'amministrazione in quella direzione, in quel senso. È quello che diciamo dà più fastidio, che un sindaco si dimentica quello che è la storia. Cioè, lui forse si è dimenticato che chi la lista che l'ha fatta eleggere e l'ha fatto nominare sindaco di questa città. Si è dimenticato che già nei primi tempi ha chiesto a noi di fare dei sacrifici e tutto per la giunta e per noi il nostro leader l'ha accontentato in tutto. Io ho chiesto di fare una scelta, se seguire il loro leader o se stare in maggioranza. Hanno fatto la loro scelta e va bene così, sono passati all'opposizione, cosa che davo per scontata. È successo comunque un fatto politicamente rilevante, per cui è giusto che l'opposizione abbia fatto le proprie dichiarazioni, così come parte della maggioranza ha fatto le proprie dichiarazioni, però è il minimo che si potesse fare e confrontarsi in consiglio comunale quando ci sono dei mutamenti all'interno di gruppi consiliari. La Femina era il presidente della commissione bilancio e non è che ieri va in commissione e dice io domani non sto in maggioranza. Io l'ho saputo per radio marciapiede venendo qui in consiglio comunale, perché da stamattina sono stata fuori Pagani, mi hanno incontrato e mi hanno detto ma La Femina e Bottone lasciano la maggioranza, io cadevo dalle nuvole, in buon rapporto. Io sono passato in un altro gruppo, però prima di passare in un altro gruppo io ho fatto la PEC al gruppo, ex gruppo di appartenenza, al gruppo mio, al sindaco e al segretario generale, non è che faccio la politica da marciapiede. A me sinceramente non piace quando viene affermato dal consigliere La Femina, che stimo, una persona, un ottimo professionista, e dice il sindaco ha messo alla porta i due consiglieri. Il sindaco semplicemente non ha messo alla porta a nessuno, ha chiesto nei confronti dei due consiglieri di maggioranza di prendere una posizione nei confronti del loro leader politico, ex sindaco Salvatore Bottone, dopo un'intervista e dopo aver fatto delle affermazioni per quanto concerne la nostra maggioranza. È iniziato un consiglio comunale con una tempistica da calciomercato estivo. Il consigliere La Femina nel suo intervento ha fatto un rimbalzo di responsabilità rispetto alla maggioranza, incredibile, parlando di una mancata visione della città da parte della maggioranza, che la maggioranza non vuole, che molti componenti della maggioranza non vogliono l'azienda SAM, una città detto da loro che è allo sbaraglio. Quindi io da consigliere di minoranza, perché il mio ruolo è quello di minoranza, e di dire che questa maggioranza è ai titoli di coda, ormai siamo giunti al capolinea, è giunta al capolinea, non ha una visione concreta della città. Di là dei vari punti all'ordine del giorno si è aperto il consiglio comunale con un parlare un po' di attualità, perché vediamo una città abbandonata a se stessa con dei problemi gravissimi sulla SAM dei fatti accaduti giorni fa, ma soprattutto per quanto riguarda il servizio che viene offerto alla città, che possiamo dire che è un disservizio totale. Quindi siamo a chiedere quali sono i programmi per questa società, visto che doveva essere un fiore all'occhiello di questa amministrazione, ma che purtroppo per la città è un disastro totale. Non ci trovo alcun timore che il tuo passaggio nelle file di un altro consigliere, quindi siamo molto molto tranquilli. Detto questo, vorrei
semplice e veloce. Per quanto concerne